Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente questo è il mio nuovo video, sono Nicolo Stetter. Come potete vedere ragazzi siamo in officina. Oggi ragazzi andiamo a fare qualche piccola modifica al beta, niente, solo estetiche. Adesso ci dirigiamo super veloce qui al dietro al beta e iniziamo a lavorare, ok? Sì. Cosa volevo fare oggi? Saliamo qui sul divano, prendiamo i copriforcella. Ovviamente ci sono spoiler di nuove modifiche. Saltiamo giù. Li abbiamo presi. Bene, oggi andremo a montare questi ragazzi e magari anche qualche parte con la pellicola in carbone andremo a fare. Smontiamo la ruota davanti, così che ho le due forcelle libere. Smonto le forcelle, rinfilo, riscaldo, metto e abbiamo finito, raga. Ormai ragazzi sapete come si smonta una ruota anteriore, quindi non ve lo starò a far vedere perché tanto comunque lo sapete già. Ok ragazzi, ruota anteriore smontata, quindi adesso procedo a smontare le forcelle. Magari però prima smonto anche la pinza, così che non ho tanti casini nel mezzo. Anche la pinza, tac, perfetto, qui appesa. Adesso procederò a sfilare la forcella. Anzi, però prima ragazzi mi segno l'altezza qua, così da sapere poi come rimetterla dopo, insomma. E dal manuale ho scoperto che queste vanno strette a 17 Nm di coppia e queste 12. Quindi ok, ora procediamo a smontare il tutto. Se grazie all'ausilio di questa busta l'ho preso la distanza di qua col calibro, me la sono segnata qui sulla morsa. In questo scotch è 1,70 cm precisi. Ah raga, sono un coglione, c'era scritto sulle piastre quanto andavano strette. Le gambe la tengo nel frattempo. Duro, solo si gratta un monte e do una mano ai VD, almeno si asciuga meno. Sentite, non gratta più di già. Questa è la plastica, è normale. Olè. Una ragazzi tolta. Cosa? Dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte. Anzi ragazzi, prima di procedere a smontare anche l'altra forcella, ho deciso di proprio finire tutto da un lato per poi fare l'altro, così che già a metà video potete vedere più o meno come verrà. Niente, quindi iniziamo a pulire quella forcellina lì e poi non lo so, diamoci da fare, eh. Fare video da soli raga non dito nel culo. Perfetto. Ok ragazzi, ora procediamo a inserire queste guaine termorestringenti sulla forcella. Ovviamente iniziamo dal pezzo più in basso e poi iniziamo successivamente a metterla direttamente sulle piastre. E poi metteremo di conseguenza anche il pezzettino più piccolo, che sono uno di questi due qui. Poi chiudiamo la forcella e scaldiamo il tutto. E ovviamente non lo scalderò troppo, perché così se ho bisogno di sfilarli li posso sfilare tranquillamente senza tagliarli. Ringrazio il Decio per avermi detto questa cosa, perché sennò mi scocciava e non ci sarei arrivato. Comunque bella. Olè. Perfetto. Ah no, ho sbagliato il senso. Sta così. Ora andiamo diretti sulla moto. Dovrebbe essere più o meno un risultato di mezzo. Bella. Bene raga, ora iniziamo a infilare la forcellella. Like this. Rimettiamoci la freccia magari, già che ci siamo. E dobbiamo inserire anche questo però. Ecco qua. Che ora ho una mano e basta raga. Non so come cazzo. No, puttana. Ma è troppo lungo questo. Molto lungo. Questo lo devo tagliare ragazzi, quindi adesso la risfilo, la appoggio, ti taglio questo e ci si rivede, perché sennò così è un po' un casino. E anzi facciamo così, ora levo queste freccine qui e rimetto questo, così almeno le rimetto dopo per bene e viene un lavorino fatto a modo. Ragazzi, se volete sapere come si allentano le fascette, basta alzare questa linguettina qua di sinistra con un cacciavite fine e poi tirare, e quindi si poi si aprirà e la potete riutilizzare, così che non dovete stare a sostituire tutta la fascetta, magari può essere anche scomodo in certi casi. Aperta, possiamo finalmente continuare il nostro lavoretto. Perché inizia a essere precisa. Ok ragazzi, aspetta, mi faccio vedere meglio. Adesso la rimettiamo qui all'altezza giusta e poi iniziamo a scaldare, raga. Già il risultato, via un'altra cosa. Cioè, beccatevi questo, porca te raga, è assurdo. Bene, ora mettiamo la mito. Devo alzarlo ancora un po'. Andiamo ora. Adesso stringiamo al determinato nutro metraggio, c'è scritto anche lì sulle piastre, quindi. Raga, adesso iniziamo a scaldare tutto questo ben di Dio. Ragazzi, magari di queste parti uso il phon, non ve ne farò tante perché comunque fa un botto di casino. Quindi adesso vi faccio vedere quando inizio e poi ci si vede dopo quando ho finito questa e l'altra magari. Vi faccio vedere qualche clip semmai, ma niente di troppo, perché ormai l'avete già visto, insomma. Ragazzi, io ho solo il phon normale, quindi per ora utilizzerò quello e nessuno mi ha peccato. Grazie. Ci vorrà un monte di più, però non mi farà un cazzo.
Ok ragazzi, questo è il risultato del primo lato. In alcuni punti non è venuta proprio benissimo, potete ben notare, perché non è di una super grandissima qualità a quanto pare il materiale, perché si deforma in maniera non uniforme, quindi in alcuni punti magari fa un po' più cagare. Però devo dire che il risultato mi piace alquanto, è figo figa. Madonna raga, ma è bellissimo. Devo dire ragazzi che mi piace davvero davvero tanto, quindi nulla, continuiamo e finiamo questo lavoro perché è decisamente molto 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 lungo. Ora ragazzi passiamo all'altro lato, filiamo il tutto e via. Ristringiamo le viti della seconda forcella e riniziamo a lavorare anche qua. Maiala raga, con quella, l'altra parte mi è venuto un nervoso, ora fa una fatica, maia, proprio mi fa fatica adesso. Però continuiamo per il content, eh? Raga, questo qui di sinistra me l'hanno dato più corto rispetto a quello di destra. Guardate, più corto. Quindi adesso cosa dovrò fare? Devo rismontare la forcella, anche se l'avevo chiusa tutta di 9 metri, e metterò questa fascetta in fondo, sopra o sotto, probabilmente sopra o sotto, non lo so. E così che almeno si copre anche questo pezzettino, perché sennò così fa cacare. Dove devo rismontare tutto e rimontare. Che stracoglioni. Il lavoro è finito, qua è il risultato. Non è venuto proprio come volevo, perché il materiale non era incredibile, come vi ho detto prima, si deformava in modo non molto omogeneo, quindi dovevo intervenire anche con l'accendino per fare piccoli dettagli e veniva comunque una merda. Quindi ho fatto il meglio possibile e rifaccio anche qualche clip magari, bella. Raga, questo è il risultato finale del beta con i copy foderi. Devo dire che ha preso tutt'altro look, super cattivo. Ragazzi, andremo a mettere una pellicola sul beta per fare il telaio simil carbonio. Vedete, sono già fradicio e perché ne ho già messo un pezzo e quindi ero super impegnato, fa un caldo boia e niente, quindi adesso vi riporto là e vediamo un po' cosa è venuto fuori. Ovviamente non è il top dei lavori ragazzi, perché non ho avuto troppo tempo, non c'ho troppo per smontare mezzo beta, quindi nulla, vi faccio vedere il risultato e poi vedete, magari commentate. Ok ragazzi, questo è il risultato del beta per ora. Ovviamente faremo altro con questa pellicola fantastica che vi lascerò in descrizione. Sembra davvero carbonio, ovviamente se vedete ha due, ha un po' il colore diverso, vedete, ma leggermente, non si nota nemmeno troppo. E c'è ragazzi un altro stile, quindi adesso lo farò praticamente a tutto il telaio un giorno e magari anche qualcosina ai cerchi, che dite? Nulla, ci vediamo poi con un prossimo aggiornamento di questo video, perché non so dove metterò queste clip. Bella bella ragazzi, allora oggi siamo qui col cast. Oggi farei un po' da cameraman, inquadrati così. Bella. Bella. Ok ragazzi, come potete vedere il beta, guarda, inquadra un po' il beta però. Stiamo un po' pulendo tutto, abbiamo quasi finito di pulirlo e poi andremo a metterci la pellicola in carbonio come abbiamo fatto qui un po' di scorse clip fa che vi ho fatto vedere. Quindi niente ragazzi, ora iniziamo a mettere le pellicole e ci aggiorniamo. Bella. Bene ragazzi, siamo arrivati a questo punto qua davanti. È un lavoro difficilissimo che sotto ho fatto questo pezzo. Ovviamente più da vicino guardi peggio è, però devo dire il risultato mi piace alquanto. Quindi ragazzi niente, ci rimettiamo subito al lavoro perché c'è davvero tanto lavoro da fare e sono ancora al primo lato, quindi, e domani devo andare a scuola, quindi ragazzi dobbiamo correre. Ok ragazzi, siamo a questo punto di qua, sto per finire il canotto e sta venendo davvero bene e poi dovrò passare a fare l'altra parte e poi in teoria manca poco ragazzi, non manca veramente troppo, quindi stasera, stanotte finirò. Top. Bene ragazzi, ora passiamo all'altro lato, mi sposto un po' gli attrezzi e andiamo. Ok ragazzi, il risultato sta venendo alquanto incredibile, mi piace un monte. Ovviamente devo finire questo pezzo e poi altri pezzettini vari a giro e poi ragazzi abbiamo concluso, iniziamo a rimontare tutto e gangoso. A parte devo fare anche un pezzo qui davanti del canotto. Che roba raga, che roba è venuta, mamma mia Marcello. Ok ragazzi, avevo appena iniziato a fare la pedana qua e qui ho fatto parte del telaio, è venuto abbastanza bene devo dire, ho fatto la parte rossa che devo sistemare, però adesso si è fatto veramente tardi, come potete vedere magari dal fuori. Quindi cosa facciamo ragazzi? Adesso andiamo a mangiare e poi ritorniamo qui fino a tardi, che domani però c'è scuola, quindi vediamo un po' come giostrarsela, eh? Bella, buon appetito. Oh ragazzi, mi sono dimenticato di fare qualche clip, ma sono tornato dopo cena, quindi ragazzi oggi sono andato molto molto avanti. Adesso faccio un po' vedere. Eccomi, questo ragazzi è il canotto di Sterz, è venuto davvero stupendamente con il wrap, non sembra nemmeno wrappato, sembra quasi verniciato. Ora adesso sto facendo il telaio, l'altra parte. Ora poi la parte davanti in teoria è finita. Ok, davvero molto sex. Da davanti non si vede più il rosso, a parte le molle, ma quelle ci posso fare poco. Devo finire questa parte qui del canotto, che è rossa. E poi anche quest'altro lato, magari c'è qualche qui è tutto rosso, quindi devo fare nero. Quindi vi aggiorno ragazzi, spero vi stia piacendo come sto facendo il beta. A me troppo, quindi l'importante no, dai scherzo. Spero vi piaccia anche a voi. E niente, ci aggiorniamo, bella. Si è fatto tutto, è veramente
parte molto 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 bene, mi piace. A parte questa parte un po' meno. E ora finiamo l'ultimo pezzettino, che è la parte della pedana. Sì. Porca troia. Ragazzi, inizio ad essere stanco anche io, come probabilmente vi posso vedere prima. E niente, quindi finiamo il suo lavoro, rimontiamolo super veloce, diamo una pulita veloce e poi andiamo a letto. Bella raga, volevo fare una lip, ma ora non so come scendere. Porca puttana, perché lì? Finalmente ragazzi, sono giunto al termine di questo lunghissimo lavoro. Mamma mia ragazzi, veramente lungo. Però è venuto come piaceva a me, quindi perfetto. Adesso iniziamo a rimontare tutto ragazzi, perché sono veramente tardi, sarà quasi mezzanotte. Quindi iniziamo a smontare tutto. Scusate a rimontare, sono un po' stanco. Ragazzi, comunque non abbiamo finito, oltre ad aver finito proprio il beta, ma dobbiamo pulire tutto il troiaio che avevamo fatto. Al termine anche di questa super impresa ragazzi, in un giorno da fare tutto il telaio, direi che ci è riuscito molto bene. Quindi adesso mettiamo la sella come cosa non così, abbiamo finito ragazzi, diamoci il 5 perché ragazzi sta un lavoro enorme e io sto morto, sto veramente mortissimo, quindi vado a letto. Buona raga, ciao, rimani a scuola scuolina di HN. Smontiamo le ruote davanti, così che ho le due forcelle libere. Smonto le forcelle, rinfilo, riscaldo, metto e ci si rivede. Già il risultato, via un'altra cosa. Ok ragazzi, questo è il risultato del primo lato. In alcuni punti, a quanto pare il materiale, perché si deforma in...